Ragazze, buongiorno. Apro con le mie fiale che finalmente mi sono arrivate abbastanza presto, devo dire, quelle che appunto ho comprato dalla mia parrucchiera. Allora, ve le voglio fare vedere. Si chiamano così 07 Energy Force Energizing Super Active Lotion. Allora, trattamento intensivo stimolante energizzante. Adesso vi leggo quello che contiene, come si usa, eccetera, eccetera. Allora, trattamento intensivo stimolante energizzante. La sua formula specifica con estratto di peperoncino, limone e foglie di tè rinvigorisce la fibra capillare rendendo i capelli più forti e resistenti. Le sue proprietà aiutano a riequilibrare e purificare il cuoio capelluto. Può causare un leggero rossore. Quello che mi piace è qua, trattamento d'urto indicato per capelli deboli e fini. Uso applicare sui capelli precedentemente lavati, distribuire sulla cute massaggiando il cuoio capelluto fino al completo assorbimento, non risciacquare naturalmente. Allora, questo è un trattamento di 12 fiale. 12 fiale che io dovrei mettere una a settimana, significa che mi durerebbero 2 mesi e mezzo. Siccome io faccio lo shampoo anche più di 2 volte a settimana, adesso vediamo, mi organizzerò a farlo 2 volte a settimana. La parrucchiera mi ha detto di applicare mezza fiala, quindi mezza fiala mettiamo oggi, mi faccio oggi lo shampoo, quindi martedì, e mezza fiala a fine settimana tra venerdì e sabato. Quindi si mette nella fiala in vetro. Appunto, aprendo la fialetta, poi si applica un contagocce in plastica, e quindi da questo contagocce si va mettendo sul cuoio capelluto, appunto a gocce, e si massaggia. Quindi ne metterò mezza fiala. Non vi dico il costo perché a me l'hanno dato a prezzo di costo, ma insomma penso che se li vendono in farmacia oppure in altre parruccherie siamo intorno ai 40-45 euro. Vi ripeto, mi piace questo discorso che c'è scritto azione d'urto, trattamento d'urto, quindi speriamo che risolvo qualcosa, quantomeno insomma che mi cadano meno capelli. Parlando della mia routine di oggi, di quello appunto che ho fatto, intanto ho aggiornato il calendario. Oggi ne abbiamo 24, 24 ottobre. Vi faccio vedere il tempo perché ieri mi avete detto: certo, ci devi fare vedere il mare perché bla 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 è bello, e quindi ve lo faccio vedere sempre. Allora, oggi ho lavato questa tazzona che mi è stata regalata da una mia amica perché c'era un po' di calcare qua. L'ho messa qui e ho messo queste piantine perché, come vedete, proprio nella pianta sono raffigurati i fiori proprio viola, glicine, quindi l'ho messo qua. Poi ho cambiato il runner. Nelle isole vi faccio vedere, ne ho messo uno di Blanc Marie Claux. Scusate la mia voce, ma la mia raucedine continua. Allora, ho messo questo runner di Blanc Marie Claux. Ero indecisa se metterlo per così e coprire questa riga. In realtà mi è piaciuto così, messo per lungo, e ho messo appunto queste cose, le ho sistemate così. Poi che cosa ho fatto? Ho dato una rassettata allo sgabuzzino e ho tirato fuori un tappeto che ora voglio mettere nella cameretta, questo qua, questo rosso che tra l'altro io avevo conservato pulito, l'avevo lavato in lavatrice, infatti è bello pulito. Poi ho eliminato una pianta che era secca da qui. Ho pulito tutta l'inferriata, ieri ho passato lo straccio del balcone. Questo tappeto a sua volta era in cameretta e lo voglio rimettere qua. Diciamo che ormai siamo in un periodo in cui i tappeti si possono rimettere. Qui c'è Maya che vi saluta. Amore, amore mio,
Qui c'è Maya che vi saluta e che stava facendo toelettatura. E niente ragazze, quindi ora appena finisco, perché vi ripeto ancora devo fare il bagno, oggi sono molto in ritardo, perché figuratevi che sono quasi le 13. Però oggi, ah, poi ecco un'altra cosa ho fatto. Ho tolto due fodere IKEA di queste sedie che erano troppo danneggiate. In una c'era un buchino, un'altra idem. Siccome io ho comprato qualche mesetto fa, ho comprato le fodere nuove di IKEA, vedete? Una e due, ne ho comprate tre. Però le ho messe il giorno, diciamo, del matrimonio, quando c'era tutta quella confusione a casa. E poi ho detto no, le tolgo e le salvaguardo, perché naturalmente queste fodere così chiare si sporcano continuamente, e naturalmente ragazze con i lavaggi proprio si distruggono. E quindi ho rimesso quelle vecchie. Ma ieri anche con mio marito abbiamo detto: ma le dobbiamo conservare, le dobbiamo salvaguardare, ma perché? E quindi ho detto niente, stamattina le metto e ne ho messe due. Una di qua e una di qua, diciamo a capotavola. Voi notate differenza come colore? Perché queste sono leggermente più beige, più panna, ma perché sono nuove. Con i lavaggi poi diventano più bianche. E tra l'altro il modello non è proprio preciso. Vedete, questo modello è così, questo nuovo, mentre quelle vecchie, a mio parere, erano più belle. Comunque di quel modello non ce n'è più, quindi ho preso queste. E ne ho ancora un'altra fodera nuova. E se mi gira, la metto oggi stesso. Magari ne tolgo un'altra, una delle più vecchiotte, e metto questa nuova. Ok, ragazze, ora assolutamente devo andare a fare il bagno, perché vi ripeto, è tardissimo. Quindi faccio il bagno e poi mi faccio la doccia. Mi asciugo i capelli insieme a voi e poi vi volevo suggerire un massaggio che mi ha insegnato la mia parrucchiera Letizia, un massaggio che serve sempre appunto per riattivare la circolazione e quindi stimolare la ricrescita del capello. Naturalmente lei è un'esperta, ha fatto un corso di, adesso non so come si chiama. E quindi mi ha suggerito questo massaggio del cuoio capelluto, e quindi ve lo voglio fare vedere, ve lo voglio mostrare. Ok, ragazzi, allora ho aperto la confezione, ecco come si presenta. C'è questo ulteriore coperchio, quindi qua ci sono le fiale, e vi faccio vedere la fiala come è composta. Dunque, la fiala è composta da questo flaconcino in vetro. Ho spezzato il collo, diciamo, della fialetta, che è questo. Allora, fate attenzione, perché io mi sono un pochino tagliata qui, proprio dove mi ha sbattuto il vetro. Naturalmente, per esperienza, la prossima volta che devo aprire questa fialetta, mi proteggerò con uno strofinaccio, una pezza, qualcosa. Quindi poi, una volta che si toglie il collo di vetro, si mette questo accessorio che è di plastica, vedete, un contagocce. Si toglie il beccuccio e si fanno fuoriuscire le gocce a poco sul cuoio capelluto. E quindi adesso mi faccio la doccia, lo shampoo, applicherò naturalmente una maschera per i fatti miei, e poi metto mezza di questa fiala e mezza la metterò a fine settimana. Ok ragazzi, allora ho l'aiuto dello chef che mi fa da cameraman. Allora, qui c'è la fialetta, questo è il beccuccio che ho tolto. Ragazze, devo fare la massima attenzione, perché mi hanno detto che se va negli occhi sono cavoli amari. Quindi va bene, ma comunque mettiamo qualche goccia e massaggiamo. E massaggiamo. Ok, naturalmente vi ho detto che metterò mezza fiala e l'altra mezza la metterò al prossimo shampoo.
Va bene, chef, può staccare. Allora, ragazze, finiamo con questo massaggio che mi ha suggerito la mia parrucchiera perché appunto la circolazione del sangue si attivi e quindi provochi proprio la crescita dei capelli. Allora, ecco fatto. Allora, ragazze, li mettete a testa in giù, possibilmente la sera. Partite dalla nuca. E fate questi movimenti di massaggio fino a quando arrivate, come dire, verso la fronte e di nuovo. Quindi dalla nuca fate questi movimenti, diciamo piuttosto energici, non è che vi dovete spaventare a muovere le dita sopra la cute. Fate, diciamo, per circa 3 minuti. Ora io, siccome è una dimostrazione, giustamente smetto. Ok, ragazze, va bene. Quindi praticamente fate questa cosa tutte le sere e vediamo che cosa succede pure a voi. Vi saluto, ci vediamo domani. Mua!